Quando il mare avvolge meravigliosamente un'isola, come la Sardegna, anche chi vi abita ne viene coinvolto. Questa sembra essere la storia di Sandro Meloni, riconosciuto la massima autorità in Italia nel campo del surfcasting, al quale ha dedicato una vita. All'età di soli 18 anni, Meloni iniziò a divulgare questa tecnica con infinita passione ed un credo quasi religioso, avvicinando così moltissimi giovani verso una disciplina di pesca allora sconosciuta. Oggi Sandro Meloni, appassionato come allora, vede premiata la sua dedizione con un vero esercito di specialisti, i quali nutrono nei confronti del loro riferimento stima e riconoscenza. Giornalista e consulente tecnico delle maggiori aziende del settore, Meloni ha coronato anche il suo sogno professionale in nome del surfcasting. Ma instancabile è anche la sua opera didattica nei confronti dei ragazzi e nuove schiere di surfcastmen. Il surfcasting è una disciplina che richiede un notevole impegno tecnico. Tuttavia non è da trascurare la formazione del pescatore, il quale dovrà cogliere nelle condizioni meteomarine il momento più favorevole. Il mare mosso è costituito da onde in movimento le cui parti possono essere così schedate. Il dosso è l'apice superiore, il cavo la parte più depressa. L'altezza dell'onda è misurata tra la massima differenza tra cavo e dosso. La lunghezza dell'onda è invece lo spazio che intercorre tra due cavi o due dossi consecutivi. L'onda così costituita propaga la sua energia dalla superficie al fondo. Allorché la profondità diventa pari all'altezza dell'onda, questa si appuntisce e frange. Sulla spiaggia, il passaggio dal mare calmo al mare mosso vede la superficie del mare dapprima incresparsi, con la corrente che dal largo spinge a senso unico verso riva. Ma con il moto ondoso successivo, stabilizzato a 8 o 12 onde al minuto, sulla risacca la corrente inverte la sua direzione producendo una forza uguale e contraria. Dallo scontro delle due correnti si crea il deposito organico, zona dove si cibano i pesci del surfcasting. L'energia delle onde sulla riva ne modifica il profilo creando diversi settori per la pesca. Questo che vediamo è il canalone, contraddistinto da un'alta profondità e moto ondoso circoscritto sulla riva. Il settore è particolarmente valido quando il mare si presenta eccessivamente violento. La punta è al contrario contraddistinta da una minore profondità, motivo per il quale l'attività dell'onda è più intensa. Ottimo settore con il mare al di sotto della norma. Allorché la profondità della spiaggia risulta bilanciata con l'intensità del mare, il settore rettilineo propone il miglior moto ondoso. Vi sono poi altri settori di tipo secondario, come ad esempio la foce, valida con il mare calmo. Il banco di sabbia isolato è solo un blando rimedio al mare calmo. Il misto è un settore che presenta fauna stanziale in ogni condizione. La baia riparata è protetta dalle forti mareggiate. Vi entra infatti un moto ondoso più affrontabile. I pesci che si catturano nel surfcasting provengono dai cigli rocciosi. Si avvicinano alla spiaggia a favore di corrente, per poi dare inizio al pascolo vero e proprio controcorrente e sui settori appena descritti. Gli attrezzi primari sono costituiti da canna e mulinello. Sotto questo aspetto abbiamo due diversi accoppiamenti. Il primo, il più semplice, è destinato ai pescatori che hanno minor tempo da dedicare agli allenamenti, è dato dalla canna a leva lunga e dal mulinello a bobina fissa. Un'attrezzatura viceversa più sofisticata, anche se più difficile da utilizzare, è data dalla canna a ripartizione dal mulinello a bobina rotante. La canna a ripartizione, lunga da 3,65 m a 3,95 m, è dotata di una punta elastica e sensibile, in grado di assecondare forti torsioni e l'avviso di abboccata. La parte centrale, cioè l'arco, risulta nervoso e potente, dotato, a seconda dei modelli, di un solo innesto sulla sezione centrale. Questa zona di potenza è però collegata a quella sottostante, ancora più rapida. La leva, infatti, non ammortizzando la spinta, consente di trasferire tutta l'energia al piombo, il quale vola così più lontano. Il mulinello a bobina rotante possiede sulla destra la leva di recupero e la frizione stellare. La bobina è appunto rotante e nel lancio si incarica di cedere il filo al piombo senza che questo perda energia.
Sul lato sinistro, nei migliori modelli, si trova il freno meccanico, che collabora con il freno centrifugo per una migliore riuscita del lancio. La distribuzione del nylon avviene con il pollice della mano sinistra, mentre la destra si incarica di avvolgere la leva. Il lancio che vedremo, e cioè il pendulum, è quello che ha via via trasformato la vecchia attrezzatura nelle moderne canne a ripartizione. L'unico che grazie all'energia centrifuga riesce a caricare una canna così rigida, la quale restituisce poi per intero l'energia al piombo. È uno stile nato in Inghilterra, dove l'esigenza di pesca dalla riva ai merluzzi ha richiesto lanci sempre più lunghi. È anzitutto opportuno proteggere il pollice che stringe la bobina con un ditale di gomma. La presa è così più sicura e si eviteranno inopportune scivolate del rocchetto. L'imbracciata della canna, che può vedere il mulinello montato indifferentemente alto o basso, deve essere pari alla lunghezza del braccio disteso. Il drop, cioè la porzione di filo dal bettino al piombo, è normalmente lungo dalla mano destra alla punta della canna, con il piombo che viene a trovarsi all'altezza degli occhi. Durante l'oscillazione del piombo, è la mano sinistra che si incarica dei movimenti principali. Il peso del corpo, inizialmente sulla gamba destra, viene durante il lancio trasferito sul piede sinistro. Nel pendolo, il braccio destro è richiamato verso l'alto quando il piombo si trova in linea retta con la canna. Non appena questa viene disposta parallela al suolo, la mano sinistra va richiamata al petto nel momento in cui il destro si distende. Il binomio costituito dalla canna a ripartizione e dal mulinello a bobina rotante è definibile come attrezzatura di ultima generazione. Impegnativa sì, ma in grado di fornire prestazioni insuperabili. Pensate che un piombo esce alla velocità prossima di 300 km l'ora e la bobina tocca nello spunto un'accelerazione di circa 30.000 giri in un decimo di secondo. Ci troviamo finalmente a pesca. Meloni utilizza per l'occasione i murici, un'esca particolarmente valida per tutti i tipi di sparidi. Rotto il guscio e rimossa l'unghia peduncolare, il mollusco viene innescato con la parte tenera rivolta verso la punta dell'amo. Le battute di pesca diurne sono un po' anomale. Il surf casting predilige la notte. Tuttavia, ci troviamo innanzi ad una scaduta. Il fondo è smosso, l'acqua sufficientemente torbida e da tiro di canna si trova un habitat di posidonie e cigli ideale per insidiare qualche bella preda. La zona di pascolo è visibile ad occhio nudo e Meloni esegue un tiro preciso e calibrato sul limitare scuro delle alghe. Eseguito il lancio, la canna viene riposta nel picchetto, teso il filo, registrata la frizione ed innestato il segnalatore di abboccata. Ha inizio l'attesa. Nonostante il vento, le canne a ripartizione non vengono disturbate ed il bettino asseconda morbidamente la sequenza delle onde. La risacca si mantiene costante, con una frequenza di circa 9 onde al minuto. Il momento sembra quello giusto. Ecco infatti il bettino piegarsi ripetutamente. La ferrata è breve e Meloni inizia immediatamente il recupero.
La preda raggiunge velocemente la riva e veleggia a favore di corrente, mentre la canna viene disposta in quella direzione tenuta bassa per evitare che il pesce subisca trazioni verso l'alto. Si attende l'aiuto di un'onda e la preda viene fatta strisciare sul piano inclinato della riva. Si tratta di un'orata di circa un chilo, uno sparide che nel surfcasting è ritenuto tra i più attesi e graditi. Avendo a che fare con acque turbolente, nel surfcasting il discorso dei piombi è un capitolo molto importante. Lo Stanley è un modello per la lunga distanza con una giusta tenuta al fondo, molto stabile e preciso nel volo. L'AquaZoom, qui dotato di grappini supplementari, è il piombo con le migliori doti aerodinamiche. Può essere utilizzato con o senza l'aggiuntivo. Il cono inclinato rappresenta quanto di meglio sulla media distanza ed il fondo del mare adeguatamente smosso. L'AquaZoom, dotato di grappini ribaltabili, risulta insostituibile sulla lunga distanza ed il fondo piuttosto chiuso. Il sistema, totalmente gestibile dal pescatore, consente un'alta tenuta al fondo, ma al richiamo, i grappini aprendosi favoriscono una facile operazione di recupero. Le stesse considerazioni possono essere estese al Beach Bomb, dotato di grappini paralleli con fissaggio elastico. Il prodotto tecnologicamente più evoluto è certo il Combi. Questo piombo, appunto componibile, consente qualsiasi tipo di configurazione nel peso e nella tenuta, essendo dotabile o meno dei grappini ribaltabili. Le pastiglie di piombo vengono inserite nel fusto ed il codino avvitato a battente. Nel campo dei travi occorre suddividere i modelli destinati al pendulum e le versioni per il ground. Il Monorip è un modello sofisticato, dedicato al pendulum. Si compone di ammortizzatore per compensare l'elasticità del trave durante il lancio ed uno snodo a due gradi di libertà. Sulla parte inferiore si trova uno spezzone metallico che ospita il bait clip, cioè il gancio ferma esca. L'amo innescato viene fissato al bait clip. Lascerà quella posizione non appena il piombo toccherà l'acqua. I travi per il lancio ground si differenziano per l'assenza del bait clip e la maggiore semplicità, pur conservando gli snodi e i capi corda dell'esempio precedente. Il Paternoster è certo il più famoso terminale da alta turbolenza. Il trave, con ai due estremi i capi corda, possiede due snodi a circa 25 cm dall'estremità. I finali, lunghi anch'essi non più di un palmo, vengono collegati agli snodi, conferendo tenuta ed autonomia al terminale. La canna a leva lunga, ad azione semi-ripartita, si distingue per una lunghezza superiore, sino a 4,20 m, una cima elastica e sensibile ed un arco potente che si protrae sino al manico, più rigido e più rapido. Il mulinello a bobina fissa è uno strumento semplice e pratico. È l'archetto che si incarica di avvolgere il filo nella bobina, capiente di almeno 250 metri dello 0,35 o più. La frizione si trova sull'asse con il registro posto sul lato alto della bobina. Nei mulinelli a bobina fissa di nuova concezione, il disegno di quest'ultima risulta alto, conico e poco profondo. Nel lancio, il filo fuoriesce fluido e senza attrito sulle flange della bobina. Il lancio col piombo a partire dal suolo, e cioè il groundcast, è certamente il più efficace con le canne a leva lunga. Inoltre, essendo il più semplice, è adatto ai meno esperti, ma anche agli stessi esperti che lo utilizzano volentieri nelle condizioni di pesca più difficili.
Prima del lancio, la frizione va accuratamente stretta. Aperto l'archetto ed il filo sostenuto in sospensione con l'indice della mano destra. Il piombo va disteso al suolo, in linea retta con la canna, parallela alla riva e disposta in modo diagonale, dal basso verso l'alto. Le braccia semidistese fanno compiere alla canna una rotazione circolare, conservando lo stesso angolo di salita della fase iniziale. Il drop è mediamente pari ad un terzo della lunghezza della canna. Anche in questo caso è importante che il peso del lanciatore si sposti dalla gamba destra alla gamba sinistra. Essendo il ground un fratello semplice del pendulum, si utilizzano i medesimi movimenti di chiusura. La mano sinistra viene richiamata al petto, mentre il braccio destro si distende in avanti. Dopo i travi, la componente più importante sono i finali, eterogenei ed in grado di coprire qualsiasi esigenza. Questo che vediamo è lo zatterino, una soluzione semiflottante da utilizzare con mare mosso e pesci di media dimensione. Il ciao ciao è invece un finale semiflottante riservato ai grossi inneschi e pesci predatori. Il dubait è un finale a tre ami per esche composte, in grado di ospitare contemporaneamente granchio e cannolicchio. La pallina a ferma esca risulta indispensabile con tutti i finali impiegati nel lancio pendolare. Il doppio blu è costituito da due Aberdeen contrapposti per ridurre le abboccate svogliate. L'anti-G è una soluzione studiata per gli anelli di lanciati con il pendulum. L'esca viene introdotta nel contenitore, il quale la protegge per tutto il volo, liberandosi per effetto della bolla d'aria una volta raggiunto il fondo. Gli ami utilizzati nel surf casting sono di tre diversi tipi, per esche tenere, dure, voluminose. Iniziando da quest'ultimi, le fogge più ricorrenti sono tipo O'Shaughnessy gambo medio, collo stretto e numerazione da 5-0 in su. Il tipo Beak risulta invece insuperabile con le esche dure grazie al suo famoso artiglio d'aquila. Le numerazioni vanno dal 4 all'1-0. L'Aberdeen è il più leggero di tutti, straordinario con il mare poco mosso ed esche leggere di vario tipo. Il modello più sottile ed elastico è privo di paletta e anello, appunto per favorire il miglior innesco dei vermi. Qui di seguito vediamo infatti l'innesco di anellidi su un finale tipo doppio blu, utilizzabile altresì con cannolicchi e bibi. Un'esca come il filetto di sardina, di cui vediamo la preparazione, può essere utilizzata con gli stessi Aberdeen di sezione più robusta e numerazione non inferiore all'1-0. L'innesco viene poi chiuso grazie a numerosi passaggi di filo elastico.
Il Dubait è un sistema che prevede due esche diverse. Il granchio viene fissato ai due ami superiori, in acciaio ed adeguati alla grandezza dell'esca. Sull'amo inferiore, in questo caso, si innesca una trancetta di calamaro, come di consueto, fissata con il filo elastico. Ci troviamo finalmente a pesca e come vedete il buio avvolge tutta l'azione. Viviamola assieme. Il momento ci sembra propizio in quanto il barometro è in discesa e non abbiamo attacchi di pulci o granchi sulle esche. Per l'occasione stiamo adottando una batteria di canne a leva lunga. Meloni usa un finale tipo zatterino e per esca la fasolare, altrimenti detta lingua rossa, ottima per la pesca agli sparidi in acque turbolente. Verificato che l'attività di risacca non è molto lontana dalla riva, lo zatterino, necessitando della copertura delle onde, viene lanciato ad una distanza di circa 70 metri. Il filo viene posto in tensione e la frizione è registrata a dovere, cosa di cui ci si accerta manualmente. La luna, generalmente poco amica del soft casting, questa volta ci ha dato una mano, riportando a livello accettabile un mare troppo forte. Ecco inaspettata la boccata, giunta improvvisa, così come tutti i pesci del surf casting. Un'energica ferrata conferma la presenza di una preda di buona taglia. Meloni asseconda le brevi e frequenti fughe del pesce, abbassando la canna quanto basta. Anche la frizione fa di tanto in tanto capire che la preda non ci sta. È l'onda, come al solito, che si schiera dalla parte del pescatore, sospingendo la preda fuori dalla riva. Si tratta di un bellissimo sarago pizzuto di peso ben superiore ad un chilogrammo. Potente, combattivo e purtroppo raro sulla spiaggia. Stavolta affronteremo una battuta di pesca in cui è richiesta la lunga distanza. La spiaggia non è profonda e le onde rompono a oltre 120 metri dalla riva. In queste condizioni è importante che le esche vi cadano oltre. Sandro qui crede nella presenza di qualche predatore. Prepara quindi un proporzionato filetto di mugine da innescare sul famoso ciao ciao. Risulta quanto mai opportuno stringere con numerosi passaggi di filo l'innesco, sia per ridurre il volume, sia per una maggiore tenuta al pendolo.
Eseguito il lancio, si compiono con cura le consuete operazioni di tensione del filo. L'attesa non è lunga, ricompensando la scelta del pescatore nel momento più opportuno. La ferrata incontra il peso della preda ed i grappini della zavorra, motivi che rendono superflua la stessa ferrata. Il pesce ha a che fare con molti metri di filo, i quali esauriscono brevemente la sua resistenza. Ecco infatti una spigola di discrete dimensioni apparire a pelo d'acqua. Meloni la slama con delicatezza e la mostra all'obiettivo della nostra telecamera. Questa è la preda che ci congeda dalle bellissime coste siciliane e che merita certamente la libertà che Meloni le restituisce. Spero che queste immagini vi abbiano regalato il fascino del surfcasting. Una splendida disciplina che vi attende per regalarvi le stesse soddisfazioni che ha donato a me. Chiaramente dovrete dare anche a lei molta, molta costanza, cioè andando a pesca.